Steven, sei ancora single? Ho sposato la campagna, governatore. Bella risposta. Quarto film da regista di George Clooney, Le Lidi di Marzo è un avvincente intrigo politico ambientato durante gli scontri elettorali delle primarie americane in Ohio per la candidatura alla presidenza del Partito Democratico, ambita dal governatore Mike Morris e dal suo avversario Pullman. Io sono sposato da 11 anni, il che significa che quando non siamo d'accordo, vince lei. Deliri di onnipotenza, regole infrante senza alcuna remora e vergognose manipolazioni del processo democratico disegnano i contorni di una guerra all'ultimo voto. Chi ti chiama alle 3 del mattino? Non lo so. Vediamo. Dammelo. No, che non te lo do. Steven, non sei divertente. Il tutto visto con gli occhi del giovane addetto stampa del governatore, Stephen Myers, un idealista considerato da tutti il migliore sulla piazza per lealtà e diplomazia, ma che alla fine della fiera sarà costretto, suo malgrado, a cambiare radicalmente la visione del mondo e a scendere a compromessi con se stesso, pur di arrivare al suo obiettivo. Sai che mi danneggerebbe. Ma certo che lo so, per questo lascio a te la scelta. Che cazzo mi frega? Grande la prova di Ryan Gosling, assoluto protagonista della scena dal primo all'ultimo minuto. Attore sagace dallo sguardo beffardo che riesce nell'ardua impresa di rubare il campo al divo Clooney, che per sé ha ritagliato un ruolo decisamente minore, cinico e distaccato come pochi ne ha avuti in passato, ma dal grande potenziale drammatico. Io se ci credo sono pronto a tutto, ma devo credere nella causa.